Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i sintomi della cheratite erpetica nelle persone con sistema immunitario depresso. La cheratite erpetica è un'infiammazione della cornea dell'occhio causata da un'infezione da herpes simplex virus, HSV. Nei pazienti con un sistema immunitario depresso compromesso, la cheratite erpetica può essere più grave e avere una maggiore probabilità di complicazioni. I sintomi possono variare in gravità, ma possono includere dolore oculare severo. Il dolore all'occhio può essere molto intenso, spesso descritto come una sensazione di bruciore, punture o dolore acuto. Fotofobia. La sensibilità alla luce è comune e può essere estremamente fastidiosa, portando la persona a cercare il buio o a chiudere gli occhi alla luce. Arrossamento e gonfiore dell'occhio. L'occhio infetto può apparire arrossato e gonfio a causa dell'infiammazione. Visione offuscata. La cornea infiammata può causare una visione offuscata o annebbiata. Lacrimazione e secrezione oculare. Il paziente può sperimentare una lacrimazione e una secrezione oculare chiara o purulenta. Possibili complicazioni. Nei pazienti con sistema immunitario depresso compromesso, il rischio di complicazioni come l'ulcera corneale e la perdita della visione è maggiore. Nei pazienti con un sistema immunitario compromesso, come quelli con l'infezione da HIV, trapianto d'organo o altre condizioni immunosoppressive, la cheratite erpetica è una condizione grave che richiede un trattamento tempestivo da parte di un oftalmologo esperto. Il trattamento di solito coinvolge farmaci antivirali, come gocce oftalmiche o unguenti antivirali, insieme a farmaci antinfiammatori e misure per il sollievo del dolore. È essenziale consultare un professionista sanitario se si sospetta una cheratite erpetica, soprattutto se il sistema immunitario è depresso compromesso. Questo perché il trattamento tempestivo è cruciale per prevenire gravi complicazioni o danni alla vista. Il medico sarà in grado di valutare la situazione e stabilire il miglior piano di trattamento per la situazione specifica. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.